ci sono decine di tecnici, di ingegneri, di geologi che da molti anni, dalla chiusura dell'ultima discarica dell'86, quelli di cui stiamo parlando, lavorano verificando tutti gli anni oltre 100 parametri di inquinamento e facendo ogni anno con ARPA, con ASL, le conferenze dei servizi per verificare se ci sono dei problemi. La perplessità, il dubbio, anche lo stupore è che arriva un signore con, diciamo così, con questa immagine, non dice né dove né in che anno sono stati depositati dei veleni e automaticamente la politica, io me l'aspetto perché la politica ormai non ha più nessuna regola e nessuna etica, ma insomma anche la stampa in qualche misura, non tutta allo stesso modo, ma dà credito e va a intervistare i cittadini diffondendo il panico su una situazione di veleno che non c'è. Noi abbiamo speso in questi ultimi 5 anni più di 2 milioni di euro sia per la bonifica della discarica del quadrante est e non è un caso se l'Istituto Superiore di Sanità ci ha consentito, dopo tutte le analisi del caso, di aprire l'asilo che c'è in quell'area e stiamo tenendo monitorato anche dopo 30 anni la stessa discarica di Caleona. Evidentemente ha più peso una denuncia generica, oltre che falsa, e per la quale io ho presentato un esposto già lunedì scorso, come ho detto alla stampa, alla Procura della Repubblica per procurato allarme. Mi meraviglia che Ferrara sia campione del mondo quando si tratta di autoinfangarsi e poi, tra l'altro, apprendo oggi che in comune di Vigarano, all'esposto della sindaca Paron, hanno dato la propria adesione anche le opposizioni. Evidentemente hanno più a cuore la qualità della serenità e della trasparenza vera nei confronti dei cittadini e non la trasparenza fatta sui fogli di carta da fantomatiche associazioni che non ho mai visto in assemblea a Ferrara da 20 anni a questa parte. Mi fa piacere invece poter avere avuto la possibilità questa mattina di mettere tutti nelle condizioni, con i numeri, con i dati, con le analisi, con i pareri tecnici, di smontare questa che è una colossale bufala fatta per fare pubblicità a un ex pentito che evidentemente deve promuovere il proprio libro e che quindi crea, come diciamo così spesso capita in queste occasioni, la necessità di attirare su di sé l'attenzione. Dispiace vedere che una parte della città ci crede e una parte della città manda in cavalleria lavori fatti per molti anni, investendo milioni di euro a difesa della nostra salute, quella vera, quella che ci sta a cuore, quella che ci misura nelle attenzioni quotidiane. Mai nessuno ha fatto attività di contrasto all'ambiente, abbiamo tante cause di natura ambientale, abbiamo vinto recentemente una causa al TAR contro la Solvay, che è una delle protagoniste, secondo noi, di quegli anni in cui la normativa era assai più lassa e di fronte a tutta questa nostra attività bastano due parole o la riedizione di una vecchia intervista di tanti anni fa a riattivare tutta questa attenzione mediatica. L'attenzione va bene quando c'è superficialità, quando c'è voglia di insabbiare, quando c'è nascondimento. I dati che ho portato oggi erano già a disposizione di tutti perché erano sui siti del Comune, del Servizio Ambiente, quindi mi fa veramente impressione vedere una tale superficialità e una tale mancanza di amore e di attenzione per la propria città. Ecco, Sindaco, proprio sulla base di questi dati che comunque avete forniti, quindi possiamo dire che a voi non risulta al momento nessun pericolo di salute pubblica? Nessuno. Noi abbiamo 43 piezometri che circondano tutta l'area di tutti i 3 lotti della discarica di Caleona, quella centrale ha sopra un impianto fotovoltaico, la parte che è oggetto di queste valutazioni, peraltro è una parte di un cittadino privato, è a lui restituita nel 1986, quindi 31 anni fa, ma anche su quell'area lì noi continuiamo su tutti i perimetri ad esaminare le acque di falda e ogni anno, ripeto, verifichiamo più di 100 parametri di quelle acque e tutte le volte che c'è un'attenzione, se questa attenzione, cioè se c'è un superamento della soglia, attiviamo un meccanismo. Da 30 anni a questa parte, a 31 anni a questa parte, abbiamo avuto qualche sporadico sforamento che non si è poi ripetuto e quindi in questa fase dobbiamo dire che la situazione in quell'area sta migliorando. Del resto, a queste conferenze periodiche dei servizi che durano da decine di anni, se ci fossero problemi per la salute, siccome al tavolo è seduta oltre all'ARPA, anche l'ASL, oltre all'amministrazione
amministrazione comunale, se ci fossero dati che impensieriscono non ci metteremo più di 30 secondi a fermare o a ordinare la rimozione o la distruzione di elementi che fossero di danno per la salute. Se questo non è avvenuto è perché nessuno ha mai segnalato questo. Certo, adesso abbiamo un pentito, un ex pentito di Camorra, abbiamo una persona che non dice in che anno queste cose sono avvenute, in quale delle discariche, ma non so neanche se poi è in comune di Ferrara o in un altro comune, e questo ha terrorizzato i cittadini ferraresi che sono propensi a credere, diciamo così, che l'amministrazione non sia all'altezza dei compiti. Sono tornato a fornire i dati che peraltro, ripeto, erano tutti disponibili per le autorità, ho chiesto peraltro alla Procura non solo di verificare se c'è un procurato allarme, ma ho chiesto anche di accertare se ci sono reati ambientali, perché può darsi che in questi 31 anni qualcosa sia sfuggito, perché nessuno, ma se così fosse ci sarebbe veramente grave. Però se così non è, io non ho motivo di dubitare che così sia, e quindi di problematiche di carattere ambientale ci sono tutte quelle che purtroppo ben conosciamo come città che ha una matrice industriale, conosciamo molto bene, e per questo le cause anche nei confronti di qualche grossa società chimica che si era insediata a Ferrara, ma conosciamo quelle, e se i pericoli che sono stati lamentati la scorsa settimana dall'ex pentito di Camorra Perrella dovessero risultare non documentate, come io ritengo, ovviamente se ci sono poi gli estremi di un procurato allarme tra la popolazione è anche ora che questa città la smetta di seguire le favole, di seguire le fantasie di tutti quelli che passano di qua e arrivati all'ultimo momento si inventano professori di chimica universitaria o tutori di un ambiente senza aver mai probabilmente neanche letto quello che l'amministrazione ha fatto in questi ultimi 10 anni.